È stato annunciato poco meno di una settimana fa in occasione dell'evento globale di Acer. Parliamo di TravelMate Spin P6, l'ultimo arrivato dell'azienda taiwanese in materia di notebook destinati agli utilizzatori da ufficio, ma come vedremo è un prodotto che ben si distingue anche per le caratteristiche tecniche, pensando a un utilizzo classico da consumatore finale, studente o lavoratore in generale. TravelMate, del resto, è il brand che storicamente ha sempre accompagnato i prodotti di Acer destinati agli utilizzatori professionali, coloro che si servono di un PC in azienda. Ma sappiamo che la fluidità del lavoro e i cambiamenti sociali che ci sono stati nel corso degli ultimi 15 mesi hanno un po' trasformato il concetto di lavoro, che non è più solo ufficio, e lo stare a casa non è più soltanto fare cose non legate al lavoro. Vediamo che cosa c'è sotto la scocca. Innanzitutto una piattaforma Intel Core di 11ª generazione, nello specifico per questo sample che ho qui in mano, il modello Core i7 1165 G7. 4 core, 8 thread, lo conosciamo molto bene perché è un processore utilizzato in molti notebook sottili e in 2-in-1 attualmente in commercio. 8 GB di memoria saldati on board, 512 GB di SSD, ovviamente con interfaccia PCI Express. C'è insomma tutto quello che serve per essere produttivi sul lavoro e anche con un po' di intrattenimento personale. Pensiamo ad esempio a qualche gioco, magari non così tanto spinto, che ogni tanto viene fatto girare quando si è finito di lavorare, ovviamente. Lo schermo è un pannello da 14 pollici touch che ha una peculiarità. Il rapporto tra i lati non è il classico 16 noni, ma è in 16 decimi. Quindi abbiamo 1920x1200 pixel di risoluzione. Quel qualcosa in più di risoluzione verticale è particolarmente utile, soprattutto per chi lavora, e personalmente è una cosa che apprezzo molto. Completano la dotazione un buon numero di porte complessive sui due lati, due USB tipo C, una USB tipo A, una HDMI per un monitor esterno e su questo lato un lettore per schede memoria. Questo notebook è anche compatibile con connettività dati. In particolare integra un modem 5G e questa è una caratteristica interessante che differenzia un po' questo prodotto da altre soluzioni basate più o meno su caratteristiche tecniche simili che sono in questo momento in commercio. Lo vedremo sul mercato italiano soltanto a partire dal mese di ottobre, con un listino che partirà da 1199 euro IVA inclusa. Questo ci ha comunicato Acer la scorsa settimana. Tre sono ulteriori elementi che vale la pena menzionare. Il primo è la costruzione Military Standard 810H, un classico per i notebook non rugged ma che comunque sono un po' più robusti dello standard. E a questo viene sicuramente incontro anche lo chassis, che è in alluminio e che si è dimostrato essere particolarmente resistente alle flessioni e alle torsioni. Seconda caratteristica interessante la troviamo qui ed è il pennino integrato, e questo permette di migliorare la produttività soprattutto quando utilizziamo il nostro prodotto in modalità tablet, quindi in questo formato. La terza caratteristica, utile soprattutto per chi lavora in ufficio ma non solo, è la webcam frontale, che può essere celata o oscurata intervenendo su un dispositivo meccanico. Cosa molto comoda per essere certi che nessuno ci spiegherà dalla nostra webcam, anche quando pensiamo che questa sia spenta. TravelMate Spin P6 ripropone poi tutte le caratteristiche tipiche in termini di usabilità dei prodotti 2-in-1 di tipo convertibile. Quindi le due cerniere particolarmente robuste permettono allo schermo di ruotare di 360 gradi, facendo assumere le quattro classiche posizioni. Nella maggior parte dei casi poi si utilizzerà in modalità notebook tradizionale, perché è quella con la quale si ottiene la massima produttività complessiva. Ben venga però anche la possibilità di alternarne altre modalità di utilizzo, soprattutto quella completamente tablet, che può rivelarsi utile per prendere appunti, abbinata questo al pennino. Non resta ora che aspettare il debutto commerciale di questi prodotti, che arriverà, come abbiamo detto, a partire dal mese di ottobre ad un listino che partirà da 1199 euro IVA inclusa.